Ed eccoci qua nuovamente con voi dall'Alto Verbano, da Induno Olona, dove è in svolgimento la parata dei campioni a coppie, quattro terzine. Ora vediamo in campo l'altra coppia della terzina, dove hanno già giocato e vinto Cesini Marco e Manuelli Gianluca. Ancora 2000, che hanno battuto per 8-4 la coppia del Bardolino, e mi riferisco a Mazzoni Scichitano. Ora dicevamo l'altra coppia della terzina è dell'Alto Verbano. Questo è Cristian Andreani, vincitore del Gran Premio di Valtellina 15 giorni fa a Sondrio, che è in coppia con un altro big del bocismo nazionale, e mi riferisco a Giuseppe D'Alterio. La partita è iniziata in questo momento, vi ricordo che le partite appunto vanno agli 8 punti. E dopo la bocciata di Andreani, altro ottimo punto, bersaglio aperto da parte di Mazzoni, che giochi in coppia con Giovanni Scichitano. Vediamo un po' Andreani. Vi ricordo che in questo caso, bersaglio aperto, bisogna muovere il pezzo dichiarato. Si angola Cristian Andreani. Di fianco a lui, sull'altro campo, Roby Antonini, suo prossimo compagno di squadra nella formazione dell'Alto Verbano, che anche quest'anno, per un non nulla, non ha assaporato il campionato di Serie A e quindi dovrà ripetere il campionato di Serie B molto agguerrito. Colpisce entrambi i pezzi, quindi regolare il gioco per Cristian Andreani. Gioco quasi a fondo campo tra i 4 e tra i 4, subito un metro dopo i 4 metri. Ed è Scichitano che va all'accosto. Ottima anche questa giocata da parte di Giovanni Scichitano. Ancora un ottimo punto e ha creato un bersaglio. Ed è proprio Giuseppe D'Alterio al tiro sotto questa sponda destra. Colpisce boccia e pallino, non male per lui. Il pallino viene accarezzato e portato a fondo campo. Boccia sui 40 centimetri e direi un'ottima boccia. Scichitano tenta di prendere questo punto. Ripeto che la partita è iniziata in questa tirata. Vediamo un po' se prende velocità questa boccia, sarebbe tirata benissimo e forse qualche millimetro dall'asse di fondo, non tocca e quindi boccia valida. Una boccia per D'Alterio Giuseppe, che va a verificare il gioco. Una bocciata non tanto, non direi non facile, perché una bocciata sotto sponda potrebbe essere anche facile, ma i risvolti di questa bocciata potrebbero essere anche diversi e anche non buoni per chi la effettua. In questo caso il giocatore dell'Alto Verbano. E bersaglio a fondo campo, la tira trasversalmente, non sappiamo se tirerà il punto, ma credo tirerà il punto da quella posizione. Sì, un tiro un po' rallentato, la colpisce bene, ma poco, e la boccia non esce. Rimane il punto per la formazione del Bardolino Verona. Primo punto per Scichitano e Andrea Mazzoni, che imposta il gioco.
Eccolo qua, Andrea Mazzoni che imposta il gioco. Ottima questa giocata. Nel frattempo, vicino alla mia postazione, anzi accanto a me, è venuto Marco Cesini, a cui ho ceduto il secondo microfono. E prima di tutto gli chiedo come sta, è tanto tempo che non ci si sente, e rivederlo a, non a pochi chilometri o nelle Marche, ma addirittura vicino alla Svizzera, è sempre un piacere. Marco, allora, come vanno le cose sia per te che per la tua formazione? Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, quelli che sono collegati. Sì, ci vediamo qua su, diciamo, in Alta Italia, altissima, quasi a confine. E, niente, siamo venuti perché innanzitutto per l'amicizia che ci lega a Paolo Basile, che è un amico, quindi siamo venuti ben volentieri, e poi anche perché è comunque una gara, hanno organizzato una bellissima due giorni, e a sto punto posso dire anche ben riuscita, vedendo la gente che sta guardando le partite. E per quanto riguarda il risultato agonistico, noi abbiamo giocato, abbiamo vinto la prima, l'abbiamo ripresa, sì. Il finale abbiamo ripreso, finale, ecco. Adesso aspettiamo per la seconda partita, Federico e Andrea devono ancora giocare, quindi vediamo un po', insomma. Qui comunque dura perché insomma si vede la qualità del gioco. Io giocavo sull'altro campo, ma mi sembra che la partita al campo 2 sia stata, ho visto dei grandi colpi da parte un po' di tutti, quindi il livello è già molto alto. E in effetti la mia domanda era un po' più allargata, in quanto oggi partecipano quasi tutti i migliori giocatori che fanno il campionato di Serie A, e quindi voi altri vi siete rafforzati con Gianluca Manuelli. Direi che Ancona 2000 rientra un po' quest'anno tra le formazioni un po' che hanno possibilità di fare qualche risultato positivo. Ma diciamo che noi, per quello che riguarda il campionato, sicuramente, e non lo posso negare, l'arrivo di Luca ci ha rinforzato sicuramente, perché insomma Luca Manuelli è un giocatore che si conosce, si sa come le qualità, a parte la persona, ma quella posso metterci la mano sul fuoco io, ma anche a livello di gioco, insomma, non è che si scopre oggi. Quindi ecco, sicuramente ci siamo rinforzati. Adesso vediamo. Io lo ripeto, l'ho scritto anche tante volte nel forum. Secondo me quest'anno è un campionato, il campionato di Serie A è un campionato bellissimo, in cui ci sono, secondo il mio parere, dove più dove meno, 6 o 7 squadre a livello, non dico che sono uguali, perché poi comunque chi ha l'assetto sempre dello scorso anno magari è avvantaggiato, perché comunque sa già i meccanismi, tutto. E quindi però ecco, penso che ci sono 6 o 7 squadre molto 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 vicine. Poi la differenza la farà diciamo la forma del momento, o qualche piccolo colpo di fortuna in qualche incontro, magari che non si meritava di vincere, si vince, insomma. Però lo vedo molto molto combattuto quest'anno, sì. Passiamo alla diretta. Sì. Ecco, guardiamo un po' come sta andando questa partita. Il punteggio è di 2-0 per Bardolino. Tu hai già giocato contro questa formazione, Scichitano e Andrea Mazzoni. Mi sembra, sì, che le prime battute erano loro avanti. Allora, sono stati avanti il primo tiro, 1-0, poi noi abbiamo fatto 3 punti, poi ne abbiamo fatti altri 2, 5-1, poi ci sono arrivati 5-4, 6-4, 8-4, insomma, ecco. Le partite agli 8 sono molto, diciamo, veloci, nel senso che basta poco per perdere. Adesso logicamente loro hanno già giocato una partita, quindi probabilmente sono un po' più sciolti. Gli altri sono i padroni di casa, quindi non dovrebbero avere grossi svantaggi sulle corsie. Adesso sicuramente sarà una bella partita.
Va bene, allora la commentiamo se te vuoi rimanere qui accanto a noi. Vediamo Giovanni Scichitano che appunto nella passata stagione mi sembra che sia entrato quest'anno a Bardolino. Sì, sì, sì. Ecco. Sì, sì, allora lui è andato da... Era da adesso praticamente, adesso non so se è andato a maggio oppure se è andato adesso, però ecco, l'anno scorso ha fatto sicuro il campionato con Treviso perché ci ha giocato contro su Treviso. Sì, sì, faceva l'individuale con Treviso. Sì, sì, sì. Beh, sono due bravi, cioè, qui ripeto, l'abbiamo detto all'inizio, qui non c'è tanta differenza fra uno e l'altro, insomma, via, sia Andrea Mazzoni che Giovanni Scichitano sono due ottimi giocatori, anche se magari... Adesso non so se si sta preparando per se Andrea Mazzoni penso giochi in coppia con lui il prossimo anno, vederlo fare in puntista magari dopo tanti anni da bocciatore, ma essendo giovane si prepara un tantino, quindi riuscirà sicuramente a fare dei bei risultati. Senti, mi vuoi parlare un attimo, le immagini parlano da sole, delle formazioni marchigiane che partecipano al campionato, oltre naturalmente a Ancona 2000, abbiamo col Bordolo che si è rinforzato, o non lo so se è rinforzato o meno, è andato via Rosi, è arrivato Alfonso Mauro che qua che sta giocando. Ma sicuramente, allora, col Bordolo, allora, parliamo di Alfonso Mauro e Rosi Rodolfo. Io con tutto voglio dire il bene che posso per Rodolfo, siccome è anche più grande di me, capisco insomma che a quest'età che abbiamo noi, lui se non mi sbaglio dovrebbe essere del 59. Quindi non scopriamo gli altarini. Ecco, vabbè, tanto Rodolfo non è che, anzi, li porta benissimo. Però io capisco che all'età nostra è già, a parte il grosso impegno che lui ha con la nazionale, quindi probabilmente sarà dovuto sicuramente a quello, ma diciamo sopra i 50 anni insomma uno deve cercare di mantenersi se ce la fa, sicuramente non si migliora, invece magari Alfonso Mauro essendo giovane è già bravo, ma sicuramente ha ampi margini di miglioramento, quindi secondo me col Bordolo, anche se sentendo in giro magari dicono sia un pelo sotto a diverse squadre, secondo me come tutte le squadre che fanno il campionato venderà non cara ma carissima la pelle, perché poi tra le altre cose E il suo presidente, giustamente, ne va fiero, è l'unica squadra che ha sempre fatto il campionato di Serie A. Quindi massimo rispetto, perché poi comunque sicuramente hanno giocatori grintosi che faranno la loro parte. Diciamo anche che, tra virgolette, è un campo caldo. Cioè in pratica sono molto seguiti dagli spettatori e questo calore, i giocatori si trasformano alle volte. Sì, 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 no, sicuramente io ho giocato tante volte col Bordolo, insomma, in campo non caldo, caldissimo. Diciamo che forse è il più caldo del campionato, forse, adesso così ragionando, ma sicuramente è una cosa in più per loro. E io sarei contento che, insomma, perché comunque il pubblico dà un grande stimolo, insomma, via, quindi bella cosa. E per quanto riguarda invece Montegridolfo, che non è nelle Marche, ma che comunque è sempre una formazione, ogni anno c'è qualche novità, quest'anno ce ne sono parecchie. Ma Montegridolfo è lo stesso discorso un po' di col Bordolo. È andato via Davide Paolucci, che io ritengo, a parte una brava persona, ma anche un bravissimo giocatore, molto migliorato in questi ultimi anni, puntista bravo è stato sempre, adesso è bravo anche nell'individuale, quindi ha perso una bella pedina, però sicuramente il ritorno di Gaetano Miloro e legato all'arrivo di Girolimini e Monaldi fanno sì che anche loro abbiano una squadra di alto livello, diciamo. Ecco. Poi dopo è logico, su 10 squadre 2 dovranno comunque retrocedere, quindi qui non ci piove, però
anche loro venderanno cara la pelle, come lo faranno tutti, insomma, ecco. Due parole sull'Aquila e sui campioni d'Italia attuali e poi dopo ritorneremo in diretta. Allora, campioni d'Italia, intendi la Pinetina, penso, certo, no? La Pinetina di Benedetti, di Stani, io personalmente la reputo, anche se di poco, di Formicone. Sì, anche se di poco, la squadra da battere, per due motivi. Uno, perché praticamente hanno confermato la squadra dello scorso anno, a parte adesso Luca Di Felice, che so che è andato, è ritornato vicino casa, però voglio dire, ecco, sommariamente la spina dorsale della squadra è sempre la stessa. Allora, hanno Formicone, che comunque sia è quello che fa la differenza più di tutti. Qui non ci piove, perché voglio dire, non è una partita, non è una gara, ma è un campionato. Non è una partita, Formicone. Non è una gara, non è un campionato. Lui è 10 anni che praticamente adesso una volta l'altro, però quando uno vince è un po' l'ago della bilancia. Fa la differenza, veramente. E poi c'hanno Emiliano Benedetti, che anche se quest'anno non ha brillato, è comunque a un livello sempre molto alto. Quindi posso tranquillamente dire che loro sono i candidati, cioè per me, sempre secondo me. La Virtus L'Aquila, diciamo che ha perso Manuelli, per fortuna, dico, perché è venuto da noi, non per altro, però subentrerà sicuramente il fratello di Giuliano, Marco Di Nicola, che è, il discorso è sempre come quello che facciamo per Alfonso Mauro, è un giovane, quindi c'ha tantissime margini di miglioramento, e sicuramente dirà la sua. La vedo un pelino sotto la Pinetina, ma lì sul podio. Marco, sì, io mi fermerei, sì, poi magari, sì, ne riparliamo di, sì, quello del campionato, avremo tempo, e vediamo su questo campo che stiamo inquadrando, sì, che Bardolino sta vincendo 4-0 contro i padroni di casa. È, sì, un po' una sorpresa, sentiranno troppo la partita, ma non credo che giocatori come Andreani e come D'Alterio possano. In pratica sta giocando meglio, adesso sto vedendo giocare meglio, molto bene, Andrea Mazzoni. Sì, ma cioè, torniamo al discorso di prima, cioè sono tutti, cioè, qui la differenza la fa delle piccolissime cose, voglio dire, uno magari parte avanti, trova il tiro giusto, i campi, è così, vedi un'altra boccia a bersaglio. 4-0 stanno conducendo. Certo, ma sicuramente D'Alterio e Andreani hanno formato una coppia non di alto, ma di altissimo livello, perché sono due giocatori bravissimi nel loro ruolo, però voglio dire, ecco, bisogna partire dal presupposto che qui, oggi, si può perdere con tutti e si può vincere con tutti, perché innanzitutto la partita agli 8 finisce subito, poi comunque parliamo sempre di bravi giocatori, capito? Non... Vorrei aggiornare un attimo, sì, dagli altri campi, col Bordolo contro la Rinascita di Budrione, in pratica sono in campo Porrozzi e Alfonso Mauro per col Bordolo, e stanno giocando contro l'Uraghi Marco e Diego Paleari della Rinascita, conduce la Rinascita per 4-2, mentre sono sul 7 pari, o forse si è concluso in questo momento, non siamo riusciti a vedere chi ha vinto tra le due formazioni, tra Pasquale D'Alterio, Bonifacci e Antonini Roberto e Turuani Roberto, il punteggio era di 7 pari. Vincono Monastier, D'Alterio, Pasquale e Luca Bonifaci per 8-7 al campo 3, e noi torniamo sul campo 2 per la diretta. Ecco, vedi, un altro tiro favorevole a Bardolino, che ha il quinto punto a terra e può inserire il sesto. E in effetti c'è stato visto un liscio, sì, prima, e quindi in questi casi, sì, si paga. Sì, sì, 2 punti, 6-0. Sono stati bravissimi i giocatori della Bardolino, sì, a conquistarsi 2 punti per tiro. 2-4-6. 6-0. E ancora Andrea Mazzoni che imposta il gioco sul centrocampo, in pratica, oltre la linea, leggermente oltre alla linea dell'acchito del pallino,
Quindi a voi basterebbe battere poi per qualificarvi. Per la terzina, allora se vince... Sì, lo dico io, se dovesse vincere come sta vincendo adesso Bardolino e voi dovreste perdere con i padroni di casa, allora, ci sarebbero i pallini. Quindi. Per la società Brescia Voce, comitato di Brescia Centro, Mussini, Maurizio, Ricci, Luca. Per la società MP Filtri Rinascita, comitato di Modena, Viscusi, Luca, Luraghi, Paolo. Ci siamo fermati un attimo perché il direttore di gara annunciava i giocatori che dovevano entrare in campo sul campo 3 e dicevamo appunto che questa parata è giocata a terzine dà la possibilità anche di un ulteriore spettacolo, vedere i giocatori andare ai pallini. Una bella cosa perché comunque fa un po' di spettacolo in più rispetto alla partita tradizionale, insomma, ecco. E come dicevi te, io sono, diciamo, in diretto interessato, quindi è logico che se dovesse vincere Bardolino, minimo abbiamo la chance dei pallini, male che vada, insomma, ecco. Poi... E ritrovarti con Luca, con Manuelli? Ma... So che è sempre stato un tuo grande pallino, ecco. Io ho la fortuna veramente in società di avere 3 o 4 ragazzi, anche 5 eccezionali, perché ormai li conosco da tanto tempo. Dai, nominiamoli. Allora, vabbè, iniziamo dal vice capitano Iacucci Giovanni. E poi ci abbiamo Andrea, con cui ho fatto 4 anni bellissimi. Andrea Cappellacci. Cappellacci, logicamente. Luca Manuelli, con cui ci ho giocato 10 anni, quindi penso di conoscerlo bene. E Federico, che anche se non ho fatto solo qualche gara con lui, ma comunque è 4 anni che Federico Patrignani. Sì, beh, io li chiamo per nome perché non ce la faccio a dire cognome. Però in Italia magari si ascolta. Cioè, 3 anni ormai che lo conosco a fondo perché ci sono stato in squadra, quindi so quello che possono fare sia come persone che come giocatori. E poi c'è anche Giuseppe Castelli, insomma, che è un fedelissimo da noi e ci dà una bella mano anche lui. Ai ai ai, un bersaglio, uno sbaglio, comunque penso, allora sicuramente dovrebbe aver dichiarato il pallino, penso, non lo so, adesso non ho sentito Giorgio, perché qui sai bene che c'è la regola che devi muovere, quindi è uno sbaglio, perché è uno sbaglio, però ma invece no, vedendo come sono messe le bocce penso che abbia dichiarato la boccia, perché la sua boccia era lì dietro, non lo so, adesso non l'abbiamo sentito. Vabbè, comunque giudicare, insomma, via. Bastava spaccare in mezzo poi il gioco, chiamando 6 in questo caso, però perdi 2 punti e dai la possibilità agli avversari una boccata d'ossigeno. Esatto. E a questi giocatori qui la boccata d'ossigeno e cambiano subito gioco. Beh, certo. Sotto sponda, sponda a sinistra, tirano sul dove bisogna bocciare di volo, il che entrambi non disdegnano. Sì, anche perché magari fino ad ora gli altri hanno giocato meglio, appunto, cercano di metterli un po' in difficoltà se possono. C'è un saluto da parte di Davis per te. Contraccambio il saluto di Davis. Per te, anche per noi, sì, grazie per noi. Davis. Sì, sì, sì. E sì, quindi sì. Però anche al capitano. Per antonomasia, sì. Ottima la boccia giocata sul minimo, anche se c'è la possibilità tra sponda e pallino di... Sì, il tiro ci sarebbe, penso, adesso io non è che conosco bene sono, i campi. Sono campi che tengono parecchio le sponde, quindi anzi bisogna stare attenti. Stanno anche... decidendo, no, bocciano, non so se di volo al pallino, ma bocciano. Pallino. Tiro a pallino, e Giovanni Scichitano, Bardolino. Lo prende subito Giovanni. E gli va anche buono, addirittura anche troppo. Giovanni è bravo, è un giocatore completissimo, cioè non... ma anche deciso poi quando deve operare, un gioco, ecco, non è che si sta lì a pensare. Ormai anche lui c'ha un bel bagaglio d'esperienza, avendo fatto i campionati di A, di B, un po' tutti, quindi...
Vediamo un po' Andreani, fresco vincitore del Gran Premio di Valtellina. Prende ma non toglie il punto. E adesso Bardolino è in doppia superiorità di boccia. E non è facile, non sono facili le giocate a tavola, no, perché abbiamo visto che le bocce prendono leggermente velocità. Sì, l'ho notato anch'io per quel poco che ho tirato alle tavole di là. Infatti in un paio di occasioni, sinceramente, la boccia mi sembrava corta, invece poi scivola un po' quando arriva a un metro. Andreani tira una boccia sua probabilmente. Il punto probabilmente. Il punto. Sì. Prova con la sponda. Sì, il punto, ma è di nuovo a rovescio, però carica il pallino. E questi sono le adesso io non so quanto staccava, ma probabilmente posso pensare che l'abbia anche bocciata così, però non lo spero per lui, insomma, via. No, ma è venuto così e bisogna accettare il gioco, naturalmente. Sono due punti. Vediamo adesso, hanno comunque un paio di bocce, due bocce di vantaggio. Due bocce di vantaggio. E certo, adesso sarebbe importante togliere subito, perché se toglie subito c'è di mezzo la partita. Al campo 1 stanno conducendo per 7-4 i giocatori della Rinascita, Marco Luraghi e Diego Paleari. Ultima boccia per Porrozzi. E il volo sul pallino. Si dovrebbe termina qua l'incontro, vinto per 8-4 dai giocatori Paleari e Marco Luraghi, che in precedenza avevano perso. Quindi ora dovrebbero giocare, ma non ora, in questo momento, la Porrozzi di nuovo contro i vincitori di prima, che vado a scorrere nei miei due gironi. Erano Bagnoli Andrea e Signorini Roberto, che avevano già battuto Paleari e Luraghi. Ora, fra poco, dovrebbero incontrare Porrozzi e Mauro Alfonso. Allora, com'è andata, Marco? Qui ho lasciato un attimo. Allora, con la prima Mazzoni non ha tolto per poco, l'arbitro ha misurato. La seconda sembra bella. Sì. E toglie il punto. Adesso Peppe, io penso che proceda con la bocciata, penso io, però può darsi anche che venga giù, perché comunque sia deve far gioco, perché quello è il settimo punto praticamente. Vediamo un po'. Tira con l'aiuto della sponda. La prende, colpisce, e la porta via. E fa due punti. Mette giù due punti, sì. Ancora una boccia per gli avversari, Marco? Sì. Una boccia è importantissima, perché questa può essere o il 6-4 o il 7-2. Ma è probabile che tiri anche il pallino, eh? Sì, o il pallino o se vede il bersaglio. Adesso non so la prospettiva. Però hai visto, non sono come dalle parti nostre, che le tavole laterali e la tavola di fondo non danno. Nel momento in cui colpisci, le bocce rimangono lì. Sì. Sì, perché come fondo è abbastanza... Io l'ho trovato, cioè è rosso, però è abbastanza duro come fondo, non è morbido come lascerebbe intendere, certo, la visione dei campi. Sì, sono anche molto scorrevoli. Sì, molto scorrevoli, sì. E poi anche se uno ha, diciamo, un po' di giro, la lascia molle, non prende tanto no, il giro. Perché il campo, ripeto, perché è duro, esatto. Quando batte si sente un rumore cupo e quindi... la boccia rimane abbastanza diritta. Vediamo un po' cosa ha deciso di fare Giovanni Scichitano. Penso tiri il bersaglio a sto punto, perché si è messo angolato, cioè deve dichiarare uno dei due. Ha dichiarato il secondo, cioè quella che vede meglio, quella fuori, certo, quella verso il centro. E niente da fare. Niente da fare, raccolgono ancora due punti i giocatori dell'Alto Verbano. Varese, Antonini Roberto, Turuani Roberto. Per la società Ancona 2000, comitato di Ancona, Cappellacci Andrea, Patragnani Federico. 4 per i giocatori dell'Alto Verbano, 6 per Bardolino. Sì, partita che diventa molto interessante. Sono stati chiamati in campo i tuoi colleghi in questo momento. Adesso poi... finisco a vedere questa e poi ti vado a vederli da vicino. Certo, mi sembra anche giustamente. Anche se non è che li devo studiare, perché li conosco benissimo, insomma.
Allora, vediamo un po'. Adesso, questa boccia non giocata tanto bene. Giuseppe ha messo una boccia un po' lunga. Direi l'unica bruttina. Bella cosa è che è in linea col pallino. E Andrea Rimazzoni non è riuscito. Probabilmente ci ha provato, ma impallarlo. Non è riuscito a colpirlo. Sì. E tireranno sicuramente subito. Il pallino. Sì, sicuro. Ed è Christian Andreani al tiro. Lo prende, ma non prende la sua boccia. Ma non solo, ma l'ha preso poco. Sì, quindi. Sì. Punto agevole per Mazzoni. Esatto, adesso questa è una boccia importantissima, perché se piazza bello, gli altri sono, diciamo, sotto partita, così per dire. Vediamo un po' questo accosto di Mazzoni, che potrebbe essere determinante sì, per l'esito di questo incontro. È una boccia molto importante. Non è male, ma no, è fattibile. Non è male, ma si può togliere. Logico che sono sempre in sottopalla, quindi poi dopo dipende, anche se loro tolgono, dipende sempre da Scichitano, perché potrebbe fare anche due bocciate, insomma, e comunque provare a fare partita. E comunque Patrignani e Cappellacci stanno giocando contro due dei tre campioni d'Italia sì. in carica della terna. Sì, 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 sì. Oltre che padroni di casa, sì, Turuani certo, e Antonini. Certo. Ecco, Peppe ha messo una boccia proprio da mille una notte, perché penso sia sola dietro il pallino. Dovuta quindi metterla e non è. Adesso si complica per Bardolino, perché non so cosa decideranno, se secondo me proveranno a venire a punta, adesso non so, oppure tirare al volo, ma è un bel tiro. Hanno già deciso. Sì, io penso provi a venire a punto, penso. Sì, infatti. Ecco la boccia di Giovanni. Non riesce ad entrare pure questa, non sì. Adesso non so se l'ha in palla piena. Guarda, vedi le bocce. Ha toccato anche l'altra, quindi non so c'è se nulla. Nulla, se secondo me più nulla. Di 70, sì, sì. No, ma non solo ha toccato l'altra, quindi c'è un urto sì, sì, diretto sì. E una catena diretta. Sì. Questa è tirata meglio e sembra anche la forza, forse no, forse lunga. Andiamo un po'. Ah, appoggia, pallino, appoggia, ha fatto il punto. Un punto. Diciamo che non ci dovrebbe più essere la partita di mezzo, comunque. Penso che anche Andreani proverà a venire a punto adesso. Sì, puoi pallare sì, la sua. Sì, sì, sì. Anche se D'Alterio Giuseppe forse ha in mente qualcos'altro, sentiamo un po', vediamo un po' che cosa decideranno. Il punteggio è di 6-4 per Bardolino e punto a terra. E naturalmente viene appunto anche Andreani cercando l'appoggio eventuale, tiro solito. Sembra tirata bene come strada. Tirata proprio bene. Addirittura uno sicuro può aver fatto anche due punti. Vediamo adesso il che cosa ci segnerà sul punteggio, sul tabellone elettronico l'arbitro. Ancora sono fermi su 4-6, 5 sicuri e poi forse era un punto, dai. Vediamo. Ecco, sta andando al segnapunti. Due punti addirittura.
ha fatto veramente un lavorone, oltre ad andare a prendere un punto. Bellissima boccia ha tirato. Ottima anche questa, da questo 6-0, ora 6 pari, partita tiratissima. Cambia un po' la strategia nella tua testa per la prossima partita. No, vabbè, tanto ripeto, qui non c'è da augurarsi niente, perché comunque sì, ogni partita va giocata, diciamo, per quello che è. Sì, esatto. Senza fare, io dico sempre, programmi. Che in queste competizioni l'importante è esserci, perché comunque fa piacere già solo il fatto di esserci, perché di essere invitato, esatto, perché comunque io dico sempre che ci sono poche le società che fanno questi sforzi, e quindi è un piacere essere invitati e è un piacere partecipare. Ottimo il punto di Mazzoni, e vediamo Andreani al tiro di volo. Bassa. Ah, questa è... Questa gli costa qualcosa, vero? Questa è importante, perché adesso, come prima, non dipende più da loro, perché... Una boccia brutta, una fuori... Sicuramente dovrà ribocciare, prima cosa. Per poi vedere cosa succede. Vedere il pallino, poi, sì. Magari per buttarlo fuori. Sì. Prende bene. Ma poi il pallino in quella posizione non è nemmeno tanto prendibile, perché c'è la boccia di Giuseppe. Penso non si veda di Raffa. Adesso tocca rigiocare un'ottima boccia, sì, ad Andrea Mazzoni. Sì. E forse potrebbe essere determinante ai fini dell'incontro. Sì, questo è importante. Vediamo. Aia. L'ha messa in una posizione dove non doveva andare per lui. È incredibile, delle volte, quando ci sono delle possibilità per poter staccare la bolletta, tra virgolette, ecco, succede sempre qualcosa che di inaspettato. Vediamo Giovanni. Questa è buona. Questa è bella. Questa bisognerebbe... E poi possono fare anche il punto. Sì, ma non so se rischierà, perché adesso vediamo cosa decide. Qui potrebbe essere anche il gioco di portarla via, no? Decide di venire a punto. Ha già deciso. E cerca l'accosto, conosce bene la sponda. Sì. Cerca di andarci ad appoggiare un po' come ha fatto prima. L'ha fatto sul lungo. Sì, non sale troppo. Vediamo. È bella. È bella, bellissima. Eccola lì. Sbagliare una boccia, hai visto che cosa è costato? Sì. Parlavamo di partita già, però sei pari. Quindi non fa partita nessuna delle due squadre. Adesso, a meno che non si appoggi proprio dalla parte giusta, ma non è semplice, insomma, ecco. Adesso vediamo un po'. Sì, anche perché il gioco si è ristretto di tanto. Addirittura non ha neanche fatto il punto. Toccato il pallino ed è Giuseppe D'Alterio a raccoglierlo, e sarà lui. E a questo punto hanno avuto diverse chance Bardolino, ma sì, ne hanno avute tante, veramente. Vediamo un po'. Giuseppe rifà lo stesso tiro. Sugli altri campi niente di nuovo, 1-0 per l'Alto Verbano contro Ancona 2000 e 2-2 il punteggio sul campo 3 tra Brescia Bocce e Rinascita di Budrione. A Brescia Bocce ci sono Ricci e Antonini. Mussini, scusate. E abbiamo... Vi scusi Luca e l'Uraghi Paolo per la Rinascita. Il punteggio è di 2-2 sul campo 3. Che
era di volo Scicchitano, buona ma la boccia sua è fuori campo. Adesso passo il microfono a Pasquale. Sì, uno sul campo sicuramente più bravo di me a parlare, adesso vedrete voi, insomma, via. Facciamo dirgli qualcosa ecco, su quello che sta facendo il fratello adesso. Il fratello campo. Adesso allora saluto a tutti, il mio microfono sale di livello e lo prende Pasquale D'Alterio. Buonasera. Sempre modesto Marco. Era Marco Cesini. Buonasera a tutti. Gli subentra Pasquale D'Alterio. Ecco, vogliamo commentare questa partita che era scusate il gioco di parole, 6-0 per Bardolino, non so se tu l'hai vista. Sì, stavo intravedendo qualcosa. E ora sta 7-6 per il fratellino con Andreani. Quindi qui siamo inquadrati noi, ma questa volta però è riuscito in qualche occasione a recuperare benissimo, anche se dobbiamo dire che anche Mazzoni ha sbagliato poc'anzi, però in due occasioni Giuseppe è stato bravissimo, addirittura a fondo campo su una sponda laterale, sì. In un punto stretto è riuscito a fare due punti. Sì, è stato bravo in quell'occasione lì, anche su una bocciata prima che si sbaglia sotto la tavola e in fondo aveva perso. È stato bravo anche lì, però non è una partita brillante. Non aveva fatto il punto, ma adesso Andreani ne fa due, anche se ha creato un bersaglio. Ma bisogna dichiarare e tirare di volo, è un bersaglio perché la regola dice che è bersaglio, ma certo, non è facile la bocciata. E quindi sono di nuovo nei pensieri i giocatori del Bardolino, in questo caso è Scicchitano che è venuto a visionare il gioco. E le tue partite? La tua partita? La mia partita è stata tirata fino ad ultimo, siamo arrivati sette pari. Abbiamo fatto una partita molto bella, abbiamo trovato due del posto che insomma conoscevano bene i campi, Roberto Antonini insomma non ha bisogno di presentazione, e abbiamo fatto una bella partita. Ho avuto la fortuna di non sbagliare niente, meno male. Se non sappiamo che sbagli poco, vediamo un po' Scicchitano. Ne colpisce una. Io era un bersaglio per modo di dire. Senti, poi ti capitano gli amici di Ancona 2000, gli amici di Marco Cesini, Cappellacci e Patrignani. Cappellacci sta andando, cioè ha fatto una buona stagione ultimamente, addirittura sì, sì. È stato anche chiamato in nazionale e ha vinto. Sì, sì, ma è bravissimo Andrea, se l'è meritato. Beh, io cosa devo ricordare? Devo ricordare che tu hai vinto i giochi del Mediterraneo, eravamo in quei posti, i campi sono molto diversi, no? Moltissimo, moltissimo. Anzi, direi che hanno poco da campi di bocce, quelli che abbiamo visto in Turchia. Sono campi improvvisati, così al momento, cioè non è che... insomma. Vediamo questa bocciata di Andreani. Sì che... potrebbe essere determinante per loro. È un tiro abbastanza vicino, insomma, per lui. Invece l'ha sbagliata. E quindi anche qui si va sul 7 pari. Io devo dire che sto vedendo questa partita qui dall'inizio e vedo Andreani un pochino in difficoltà. O forse perché è la prima gara che fa con mio fratello, non lo so. Insomma, giocando in casa, tra l'altro. Giocano in casa. Insomma. Io l'ho visto tutta la gara 15 giorni fa al Gran Premio di Valtellina, e quindi gli ho fatto i complimenti anche questa mattina per come ha giocato in quell'occasione. Sono errori non da lui, certo. Questi sono errori non da lui. Vediamo un po' questo accosto di Andrea Mazzoni, ma come mai secondo te Andrea è sempre stato un tiratore, oggi è un puntista, fa il puntista? Perché io posso dire, per l'esperienza vissuta con Scicchitano l'anno scorso, perché
giocava con noi nella nostra società. Giovanni in coppia preferisce fare il bocciatore e non il puntista, l'ha manifestato parecchie volte anche l'anno scorso, e allora penso che hanno fatto questo accordo così. Però se si cambiano, Giovanni è fortissimo anche al punto. Beh, ha giocato sempre quasi gli individuali, no? Sì, 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 sì. Per questo sto dicendo, però lui ha sempre manifestato che preferisce fare il bocciatore in coppia. Secondo me passano sul pallino, boccia non tanto buona, eccolo. Giovanni dichiara il pallino. No, errore. Viene riposizionato. Non ho visto tanti pallini uscire dal campo. E secondo te i campi non permettono? No, sono proprio i campi che il pallino non esce qui. Ecco, non permettono che si possa buttare fuori il pallino con una certa. Sì, è difficilissimo buttare fuori il pallino. Tira più forte, ma sbaglia ancora. E adesso vediamo l'ex, tra virgolette, tiratore Andrea Mazzoni, che in questa circostanza... Lui è uno che c'ha una bocciata molto violenta, se riesce a prendere il pallino potrebbe anche buttarlo fuori. Anche lui campione d'Italia è stato, dell'individuale, quindi passato in A1... nella passata stagione, vincendo il titolo italiano. La forza ne era data tanta, ma la precisione non era quella. E purtroppo quando si sforza il gioco non si è più precisi. Va bene, noi ci fermiamo per qualche minuto.